Questo sono io nell'appartamento che ho preso per stare 2 giorni a Napoli. Questo invece è il Palazzo Doria a Napoli che ho visto lo stesso giorno. In questo video vi mostro, grazie a Danilo Romolini, uno dei palazzi più maestosi di Napoli. 2000 metri quadri, progettato dal Vanvitelli, lo stesso della Reggia di Caserta. In questo immobile sono preservati stucchi barocchi, quadri antichi, statue. Si trova anche un enorme terrazzo, una cucina professionale, un bar, la sala del biliardo, la sala degli specchi e un sacco di altre cose. Questo piano da solo sono più di 1000 metri quadri. Purtroppo da fuori non ho potuto vederlo perché in quel momento era impalcato, ma dovrebbe essere più o meno così. Il valore di un immobile del genere si aggira sui 20 milioni. E a occuparsene è la Romolini Real Estate, di cui Danilo fa parte. Siamo specializzati in immobili di lusso, ma a parte il lusso è più il fatto che siano comunque immobili unici, speciali. E per cui gestisce il canale YouTube dove mettono i video in inglese di tutti i loro immobili. Loro sono di Firenze, hanno tantissimi immobili sparsi in tutta Italia e sono specializzati in proprietà storiche e uniche. Palazzi, castelli e ville di VIP. Un sacco di cose particolari. L'idea è nata perché fin da quando avevo 15-16 anni guardavo questo youtuber di New York che faceva vedere questi appartamenti pazzeschi. Ryan Seran. Sì. Mentre un appartamento a New York di vetro e acciaio può essere replicato ovunque, alcuni immobili hanno una storia e delle caratteristiche che li rendono unici. E per molti clienti, specialmente internazionali, questo è fondamentale. In questo video faccio anche qualche domanda a Danilo su chi compra immobili del genere, quanto spende e quanto guadagna Danilo quando riesce a venderli. Ci siamo incontrati la mattina ed è partito il nostro tour. Allora, la proprietà include l'80% del palazzo. Al piano terra ci sono negozi, boutique, mentre adesso stanno facendo dei lavori di restauro alla facciata. Qua siamo già dentro la proprietà e si può entrare con delle macchine e parcheggiare nelle corti. Salve, io sono Romolini. Ah, allora c'è una portineria, vi fermate e io vi faccio accedere. Va bene, grazie mille. Scusate. Buona giornata. Lo scopo di queste corti interne, a parte il fatto che si può comunque parcheggiare, è anche di dare luce al palazzo, essendo così grande dall'interno. Allora, il palazzo del XVIII secolo è stato completamente ristrutturato, adesso stanno ultimando i lavori della facciata. Acquistato inizialmente nel 1746, negli anni è stato modificato, alterato. All'inizio erano 2 palazzi che poi sono stati uniti. Abbiamo visto il piano più maestoso e preservato. All'interno si trovano anche appartamenti più piccoli e moderni dove effettivamente vivono i residenti. La struttura viene utilizzata molto anche per ospitare eventi, ma è totalmente privata e non visitabile per il pubblico. Allora, questo è il piano nobile. Nei palazzi in genere è il piano più importante. E questo piano da solo sono più di 1000 metri quadri. Qua dentro si vede una delle corti che dà comunque luce. Ora oggi è una giornata un po' spenta, però da qua si può camminare attorno alla corte e accedere a tutte le varie stanze. Ok, sì. In totale questo 80% di cui parlavo del palazzo sono più di 2000 metri quadri. Ok. Date un'occhiata ai soffitti. Quindi questa cos'è? Una stanza di ospiti? Questa è una camera da letto. Una camera da letto. Una delle più piccole. Che ci fanno queste peluche dentro la... Perché il proprietario abita qua e ha dei bimbi e quindi lasciano i giocattoli in giro. Giusto, ogni tanto il bimbo va a divertirsi a piano di sotto e lascia... Questa è la sala da biliardo. Sono 16 camere e 18 bagni. Ora, ecco, questa è la stanza più importante, ve la faccio accendere. Si chiama il gabinetto degli specchi e ha questo effetto ottico particolare. Infatti chiudendo tutte le porte, un po' tra virgolette si perde perché non si capisce più da dove uscire. Ci sono specchi ovunque. Qua c'è il balcone che ti dicevo, dal quale si è affacciato Garibaldi per parlare al popolo. Allora, continuiamo. Qua si nota una caratteristica architettonica tipica dei palazzi, questa infilata di porte. Queste sono tante piccole stanze di ricevimento. Garibaldi. Date un'occhiata a questo teatrino. I proprietari sono appassionati di antiquariato, infatti hanno molto gusto e questo è il risultato. Ma si muovono? No, non penso. Non penso si muovano. Ok. Comunque, carini. Qua ci sono altre camere. Questa è una. Questi qua sono tutti lampadari veneti. Bellissimo. Sì. Ma questi sono bagnetti, ma ce ne sono di molto più belli, sì, e importanti. Sì, 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 sì. Questa è un'altra camera. Un secondo, vi accendo. Le faccio accendere dal ragazzo. Andiamo alla prossima. Allora, questa sarebbe la sala da pranzo. Ok. Addirittura col bar. Sì. E questa strada qua si affaccia su Spacca Napoli. Ora c'è l'impalcatura, però Spacca Napoli divide Napoli in due. È una delle strade più rinomate della città. Sì. Qua a fianco c'è la cucina. Una cucina professionale, ideale per gli eventi.
Ah beh sì, se è un cuoco ci pensa lui, diciamo. Esatto, poi si diverte. Bella. Va bene. Ci sono delle stanze che non ritrovo, un attimo, perché è così grande questo piano. Sì, sì. Dovrebbero essere di qua a sinistra. Eccoci, di qua. Questa infilata di porte si vede praticamente ai quattro angoli del palazzo. Ah, sì, sì, sì. Sono una camera dopo l'altra. Questa forse è una delle più grandi. Bella. Qua, un appartamento. Qua c'è il bagno. Questo bagno inizia a essere grande. Esatto. Sì, eccoci qua. Quando il bagno è molto grande, il water inizia a sembrare minuscolo. Come i letti nelle camere grandi, che sembrano minuscoli. Qua c'è questa stanza che sarebbe una specie di sala televisione. Cos'è questa cosa? Un altare? Una specie di un divanetto. E dicevi, qualcuno vive qua? O non proprio qua? Allora, ci sono degli appartamenti al piano superiore, molto più piccoli, sì. Più vivibili. Mentre questa zona viene utilizzata come zona di rappresentanza. Questo è un altro bagno. Oppure per organizzare eventi. Ok. Chiaro. Partiamo con l'informazione più importante ed è su che linea di prezzo si aggira questo immobile. Un immobile di questo tipo può partire dai 20 ai 25 ai 30 milioni circa. Ok, e quanti metri quadri sono in tutto? Sono oltre 2000 metri quadri e viene utilizzato per eventi e ci sono anche degli appartamenti al piano di sopra. Diciamo, la cosa che mi incuriosisce è che se ne fa di un posto del genere, un privato, un palazzo del genere. Diciamo che ha fatto una cosa fantastica perché ha acquistato un qualcosa che aveva bisogno di lavoro. Ah, l'ha ristrutturato, sì. Quindi ha fatto un flip. Esatto, gli ha dato una nuova vita e anche comunque un ottimo investimento immobiliare. Entrambi i proprietari abitano qua. Ah, i proprietari vivono qua? Sì. In degli appartamenti ai piani superiori? Ci sono degli appartamenti ai piani superiori, è una vera e propria casa. Diciamo che questa parte del piano nobile è la parte più storica, ma gli appartamenti sono comunque di una dimensione vivibile. Ristrutturati in modo che ristrutturati, siamo. Esatto. Okay. Mi hai detto, erano due palazzi che sono Stati Uniti, giusto? Sì, inizialmente erano due parti di palazzo che poi sono state unite e adesso è un unico blocco. Ah, un unico blocco. Con due corti interne, palazzo del XVIII secolo. Chi è il tipo di persona che comprerebbe un immobile del genere? Allora, ci sono richieste sia da gruppi alberghieri per trasformarlo in una struttura ricettiva, sia per persone per soggiornare, ma anche come soprattutto per eventi. Ma ci sono anche richieste da persone che vogliono vivere in una grande città, comunque vicino alla costa, quindi vicino a località come Positano, la Costiera Amalfitana, Capri, e fare una vita immersa nel lusso. A chi piace lo stile barocco, sì, in un certo senso. Sì. Sì. Questi lampadari sono veneti. Interessante, quando si smontano per pulirli spesso capita di rompere uno dei pezzi. Infatti quando ne acquisti uno ti danno una scatola con dei pezzi in più, proprio per questo. Dopo il nostro tour, prima di vedere il terrazzo, ci siamo fatti una partita a biliardo, dove ho posto un po' di domande a Danilo su di lui e la sua professione, ma purtroppo a biliardo eravamo entrambi negati, quindi la scena è un po' imbarazzante. Mi dispiace. Allora, Danilo, innanzitutto, quanti anni hai? 21 anni. 21 anni. E quando è che hai iniziato a fare questo lavoro? Ma ormai sono quasi 2 anni. Un maestro. E hai iniziato a lavorare con i tuoi genitori, immagino? Sì, è un'azienda di famiglia. E siete specializzati? Allora, siamo specializzati in immobili di lusso, ma a parte il lusso è più il fatto che siano comunque immobili unici, speciali. E infatti siamo affiliati con Christie's Real Estate, che sia nel settore immobiliare, ma anche nel settore dell'arte, dei gioielli, degli orologi, tratta unicamente pezzi unici. Qual è la casa più costosa che avete venduto? 10 milioni. E cos'era? Si può dire. Era una villa a Firenze, abbiamo concluso quest'anno. Sì, è una delle ville più importanti di Firenze. E l'hai venduta tu? Sì, è stata una bellissima soddisfazione. Immagino, a 20 anni ti vendi una casa da 10 milioni, non è da tutti. Chi è il tipo di acquirente che compra questi immobili unici, storici? Cioè, voi avete castelli, palazzi, no? Sì, vengono acquistate da persone che la utilizzano come seconda, terza, quarta casa. Piedaterra. Ma stranieri o italiani? Diciamo 80% stranieri. Ancora non abbiamo infilato una. Hai infilato la bianca, però. Mannaggia. C'è ancora una. Ma perché chiacchieriamo, ci distraiamo. Dicevo, la maggior parte sono stranieri, però in questo ultimo anno, 2021, soprattutto si sono attivati molto anche gli italiani. Ok, quindi soprattutto stranieri. Sono amanti dell'Italia, della autenticità italiana e quindi rimangono veramente folgorati quando vedono questi posti. Oh Maria. E in un anno, quante case fate vedere e quante ne vendete? Di solito, cioè, non è che devo... Dipende ovviamente dall'anno, da tutto, però su 100 case che acquisisci, quindi che prendi in vendita, se ne vendi 10 già è un ottimo risultato. Fate tanti viewing?
cerchiamo non tanto di fare tante visite in numero, più che mai cercare di selezionare il cliente, le persone. Vi è mai capitato qualcuno che volesse vedere una casa e quindi facesse finta di essere interessato a comprarla? Ma in genere, proprio per evitare questa cosa, chiediamo un bank statement. La banca ci invia un'email che... lui se lo può permettere. Esatto. Cosa che a me non hanno chiesto quando sono andato a Dubai a fare il video. Avete avuto modo di parlare con qualcuno di molto famoso o un po' famoso? L'estate scorsa, cioè... non so se lo posso dire. No, dimmi. Vai, te lo dico. Non dimmi proprio lui o lei. Va dimmi il genere. Siamo stati contattati da... Ok. Che voleva volare con il suo jet privato. Praticamente il jet privato era troppo grande per l'aeroporto in Toscana e quindi non è potuto venire. Quindi la settimana dopo abbiamo provato a riorganizzare, ma aveva già cambiato idea. Sono situazioni quelle dove è come quando acquisti una cosa costosa e fai shopping. Esatto. No, cosa hai studiato? A 15 anni sono andato all'estero in Irlanda. Ero in un collegio, sono rimasto quasi 5 anni. Ah, ok. E è stata un'esperienza bellissima. Ho imparato l'inglese. Hai imparato l'inglese? E tante altre cose. Ecco. Dopodiché siamo andati in terrazzo, dove ho potuto chiedere a Danilo altre informazioni sul suo lavoro. Per vendere queste case immagino che tu debba conoscere i proprietari, cioè devi avere un rapporto con questi proprietari. Sì, in genere se cerchi un immobile in vendita devi comunque trovare il contatto dei proprietari. Poi nel tempo si instaura un rapporto, siamo molto amici con i proprietari di questo palazzo e hanno anche altre proprietà. Il palazzo stupende. Doria d'Angri, è scritto là. Sì. Qua è una represina bellissima, madonna. Sì, sono oltre 300 metri quadri, tutta pavimentata, restaurata. Bellissima. D'estate. D'estate è fantastica per prendere il sole. Manca una jacuzzi qua su, ci sta benissimo. Sì. Qua c'è una cucina esterna, però comunque qua c'è il barbecue per le grigliate più impegnative. Ah sì sì sì. Frigoriferi. Purtroppo non c'era un bel tempo, perché altrimenti avrebbe reso mille volte meglio. La vista su Napoli era pazzesca. Tu in questo momento quante case hai in vendita? Quasi 1000 immobili. Quasi 1000 immobili? Gran parte sono pubblici, altri sono nella nostra zona riservata del sito, quelli più esclusivi. Quindi tu devi prima accedere alla zona riservata e poi scoprire gli immobili più esclusivi da... Esatto, ci sono dei clienti che hanno delle richieste molto specifiche che in alcuni casi si sposano bene con degli immobili che abbiamo nell'area riservata, che spesso sono degli immobili che non possono essere pubblicizzati. Quindi e come fai a entrare nell'area riservata? Ti forniamo una password e un login, fai l'accesso. Voi però controllate prima chi è questa persona fondamentalmente. Certo, certo. Poi nella tua vita per vendere questi immobili fai anche dei video sul canale YouTube. Sì, l'idea è stata tua, immagino. Esatto, circa 2 anni fa ho cominciato. Me lo ricordo. In Italia abbiamo un sacco di materia prima, ma spesso non siamo i più bravi a fare marketing e quindi ho visto che un'idea americana portata in Italia poteva avere potenziale. E funziona? Sta funzionando? E ha funzionato molto. Infatti alcune vendite anche sopra il milione sono state fatte solo con l'utilizzo del video. È un vero e proprio appuntamento ad una proprietà dove io ti mostro l'immobile, quindi alla fine lo faccio vedere piuttosto nel dettaglio e se c'è comunque fiducia nell'azienda si riesce a concludere degli affari anche solo con un video o una videochiamata comunque. Sì. Senti, quanto si guadagna da un'attività del genere? Allora, le provvigioni possono variare, però in generale noi chiediamo non in esclusiva il 5%, mentre in esclusiva un 4%. Ok, la media di costo di questi immobili qual è? Allora, in media parliamo di cifre tra il 1 milione, 2 milioni fino ai 5-6 milioni. Poi ci sono alcuni immobili speciali, magari con una storia particolarmente rilevante, degli spazi importanti che raggiungono anche cifre molto più alte. Ci sono ville a Firenze che raggiungono cifre di 50, 60, anche più milioni. Wow, ville. Quanto costa la cosa più costosa che potete vendere? Tempo fa c'era un'isola in vendita a 150 milioni. Un'isola a 150 milioni? Sì. Bello, me la voglio comprare. Uno ha una villa che vale 50 milioni o 5. Per quale motivo la vuole vendere? Ma spesso queste ville, le ville più importanti, vengono da centinaia di anni di storia di una famiglia. 1000 eredi, 10 fratelli, 6 vogliono vendere, 4 no, e quindi ci sono situazioni molto complicate, contrastanti. Spesso vendere l'immobile può essere la soluzione più intelligente. In Italia le aziende agricole hanno delle grandissime agevolazioni fiscali. Per esempio un'azienda agricola paga quasi 0 di tasse. Okay. Quindi spesso si acquista un immobile importante annesso ad un'azienda agricola per creare un
un'attività, la cosa può avere un senso, però non sempre necessariamente bisogna aprire un'azienda agricola. Esatto. Ma si può fare questa. Quanto ci vuole a vendere un immobile di solito? Dipende ovviamente dall'immobile. Ci sono delle proprietà letteralmente uniche che possono essere comparabili. Ora esagererei dicendo la Torre Eiffel a Parigi, però ecco, quasi, che ovviamente dopo una settimana, due che sono nel mercato, nonostante la richiesta possa essere di svariati milioni, vengono vendute subito perché sono veramente dei gioielli unici. Altre proprietà invece che hanno un sacco di potenziale, però spesso capita che per esempio una tenuta enorme fronte mare con un sacco di potenziale rimane in vendita per anni, il proprietario magari per bisogno o non si sa perché comunque vende dei pezzi e la tenuta perde il suo valore, chiaro, il suo appeal iniziale. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa mega casa. Voi andreste a vivere in un posto del genere o preferite una casa acciaio e vetro? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo che ho fatto anche un altro video in una mega casa italiana. Se vi va potete andarlo a vedere e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!